Mandorle e nocciole pralinate? Come si fanno? Te lo dico io, te lo dico io. Prendiamo 140 grammi di queste mandorle già tostate, mandorle e nocciole, 140 grammi di zucchero e 30 grammi di acqua. Capito? Dobbiamo mettere sopra il fuoco e girare sempre così, finché lo zucchero non si caramella, ok? Ragazzi, vedete? Dobbiamo sempre girare, attenzione, finché non si caramella bene. Come vedete, l'umidità dell'acqua che abbiamo messo si sta assorbendo con lo zucchero. Adesso vedrete che comincia a insabbiarsi. Ecco, in questa fase qua non vi fermate mai, dovete girare sempre. Vedete, si è formata la sabbia e adesso noi continuiamo sempre a girare, finché lo zucchero non si comincia di nuovo a umidire. Vedete, già comincia di sotto a caramellarsi ancora lo zucchero. Adesso ci giriamo perché adesso si devono, diciamo, pralinare lo zucchero con la nostra nocciola e mandorle. Girate sempre, facciamole bene tutte. Bene, a questo punto adesso spegniamo subito il gas e continuiamo a girare, a farle tutte amalgamare con lo zucchero e poi andiamo a mettere in un foglio di carta da forno. Bene ragazzi, adesso che sono tutte belle pralinate, li andiamo, adesso giriamo altro poco. Ok, adesso le possiamo mettere in un foglio di carta da forno che già ho preparato, belle larghe larghe, e le facciamo un po' raffreddare. Guardate che bellezza, adesso le allarghiamo un pochettino, le facciamo asciugare e facciamo la prova dell'assaggio. Eccole qua ragazzi, le nostre mandorle, le nostre nocciole pralinate sono pronte. Adesso non ci resta che fare la prova dell'assaggio. Cadde cadde, sono cadde cadde. Buon bicchiere a tutti voi, come com'è? Queste sono come le ciliegie, uno tira l'altro. Provate, provate.